soprattutto spezzettando continuamente il montaggio, interrompendo una scena, collegandola a un'altra, riprendendola dopo, quando invece evidentemente la scena era molto preparata e anche bene, sembrerebbe. Sì, ma questo risponde a un'esigenza e a una necessità molto profonde di Alberto, che è difficile adesso riassumere in poche parole. In realtà Cavallone non ha fatto mai i film per il pubblico, nel senso in cui si può, come dire, concepire tradizionalmente questa definizione. Un regista fa i film per il pubblico. Alberto non faceva i film per il pubblico, o comunque aveva sempre presente il pubblico come una sorta di bersaglio. Io ho insistito molto su questo fatto, cioè che l'atteggiamento di Alberto, di Alberto Cavallone nei confronti del pubblico fosse sempre un atteggiamento molto violento, perché addirittura c'è un film che è Blue Movie, sui cui titoli di testa si sentono esplodere degli spari, e hanno fatto dei pipponi incredibili intorno a questo. Molto banalmente Alberto sta idealmente sparando contro il pubblico, tant'è vero che poi lo dice anche che lui ha fatto quel film apparentemente porno contro i cultori del porno. Lo stesso discorso vale per il finale metacinematografico delle Salamandre, dove lui all'epoca, raccontandocelo e descrivendocelo, dice che Barry Cunningham, quando si svela l'inganno, quando si svela cioè che quello a cui abbiamo assistito è in realtà un film, perché si vede la truppa eccetera eccetera, Barry Cunningham, dopo aver fatto quello che ha fatto, dopo aver ammazzato i due protagonisti, va verso il pubblico col coltello in mano. Questo non c'è nel film, ma è, e io lo dico, abbastanza significativo del fatto che quando lo racconta Alberto, in qualche modo appunto dice più di quello che c'è, e ci svela anche quello che lui aveva nella testa. Ha sempre avuto un atteggiamento molto aggressivo nei confronti del pubblico. Questo spiega anche perché la forma dei suoi film a volte è così apparentemente sgangherata, rozza, qualcuno rozza. Dice sgangherata, però bisogna, secondo me, arrivare a capire che Cavallone non è che quei film li ha fatti così perché non era capace di farli, li ha fatti così perché voleva farli così. Questo è essenziale. No, ma si vede bene proprio quando cambia il genere, cambia anche il budget. Il discorso della, è molto ingenuo chi dice: ah, ma lui non era capace di fare cinema. No, era molto capace di fare cinema, e i film li voleva fare in questo modo. Dopodiché il giudizio estetico, il giudizio critico, diciamo, anche può variare, cioè nel senso, uno può trovare questi film brutti o inguardabili, oppure li può trovare estremamente affascinanti eccetera, ma bisogna porre come punto di partenza ineludibile che Alberto questi film li ha fatti così perché voleva farli così. Quindi poi ci sono naturalmente alcuni film dove ha ceduto un po' di più, magari ad un aspetto, diciamo, commerciale, eccetera, eccetera. Ci sono altri film dove invece c'è questa purezza, in qualche modo, di intento che viene sempre fuori. Peraltro, questo lo dico e insisto su questo punto, nel libro, che ha sempre cercato di lavorare con pochi soldi, perché il fatto di avere pochi, nella sua filosofia, il fatto di avere pochi soldi, di non avere dei produttori che gli stessero col fiato sul collo o che lo indirizzassero o che gli impedissero di fare le cose, lo metteva nelle condizioni appunto di fare i film in questa assoluta libertà. Non aveva nessuno che gli rompesse i coglioni nel momento in cui aveva fatto il montaggio finale. Quindi, ma questo lo diceva lui stesso, lo riconosceva, sì. Quindi è un esempio di regista, per quanto mi riguarda, totalmente, assolutamente libero. E poi vorrei dire un'altra cosa: siccome Cavallone è collegato a questo discorso, ci sono un sacco di registi, definiamoli, rispetto a quello che può valere per gli anni 70 o 60, underground, che erano estremamente compiaciuti di essere quello che erano, cioè gente che magari faceva delle cose obiettivamente difficili, magari,
Però si compiaceva molto di questo ruolo, no, del regista in qualche modo intellettuale. Alberto non era affatto così, no? Io non si è mai compiaciuto di quello che faceva, perché era al di là del suo interesse compiacersi o compiacere qualcuno. Era però, ripeto, compiaciuto del fatto evidentemente di poter fare questi film come voleva dall'inizio alla fine. Parlavamo l'altro giorno su questa cosa, per esempio, che tu, ho visto che poi ne parli nel libro, in Blow Job c'è una scena in cui i due protagonisti sono all'interno di un carnevale, no? Sì. Io sono prevalentemente un montatore e c'è un'inquadratura che io avrei tagliato e lui volutamente invece ce l'ha lasciata. No, certo. Esatto, un vigile ferma i due protagonisti che si intrufolano in questa cosa qua e il protagonista indica al vigile, guarda, verso di noi, verso la cinepresa, che stanno girando un film. Svela l'inganno, ce lo lascia appositamente. E anche in altri film ci sono cose analoghe, no? Quelli che possono sembrare degli errori, che andavano semplicemente tagliati, che lui ci lascia. Sì, perché per lui non quello non è un errore, nel senso che si è sempre mosso lungo questo discrimine tra il vero e il falso, che non era però la filosofia banale e tutto sommato abbastanza comprensibile, che ne so, degli autori di Mondo Movies, che magari riprendevano delle scene apparentemente reali che però erano farlocche. No, ad Alberto credo piacesse molto, come dire, creare una situazione all'interno della realtà, infiltrando questa realtà con degli elementi di fiction, appunto, i due attori che tu dici, e poi stare a vedere quello che succedeva. È un cinema molto fatto molto all'impronta, ma in realtà è molto preparato anche, cioè lui sapeva che nella realtà tu puoi introdurre degli elementi, definiamoli di disturbo, in un contesto appunto come una festa di carnevale. Citavi per esempio dal nostro viaggio a Copenaghen quel signore che si siede lì. Sì, c'è un signore che si siede vicino a uno dei due protagonisti e in quel momento l'interesse di Alberto è tutto concentrato su quel tizio che ha questa faccia strana, che fa dei versi. Io non credo che fosse preventivata quella cosa, o è preventivata pochissimo, nel senso che però nel momento in cui capita tu devi essere talmente abile da fissarla e da fermarla, e lui era alla ricerca di queste situazioni che mi ricordo definì in un certo contesto delle situazioni spontaneamente surreali e riusciva spesso a catturarle, a fissarle, quindi poi il suo interesse era su quello, in quel momento, quello che citavi, la scena di Ronciglione, che non è in Blow Job, è nella Gemella Erotica. Ah, sì, ma in realtà lui probabilmente, quando ha visto questo vigile, non si è posto i problemi che normalmente si porrebbe un regista, di dire, beh, vabbè, sta svelando l'inganno, quindi tagliamo quella parte. No, perché anche quella cosa entra a far parte del film. È molto complesso spiegarlo, ma la testa di Alberto era, me ne sono accorto cercando di ricostruire anche la sua vita, che è piena di misteri e soprattutto di persone, anche lui sapete che va a investigare, riesce a contattare chiunque, però dietro Alberto c'è anche molte persone che hanno avuto a che fare con lui che non ne vogliono parlare. Eh beh, certo, perché questo è abbastanza inevitabile, visto questo suo modo di porsi. Alberto era disposto a tutto per arrivare al proprio scopo, per fare un film, poi lo dice anche, noi gli facciamo scrivere questa bella introduzione alla famosa intervista su Notturno, e lui a un certo punto dice, fa tutto un discorso filosofico che peraltro ho ripreso come metà dell'introduzione, con un atto un po' di presunzione ho fatto metà introduzione io e l'altra metà l'ho lasciata fare alle parole di Alberto, non avrei potuto che fare così. E lui fa una battuta ad un certo punto, vogliamo fare un film, io sono disposto a tutto, anche a fare una rapina. Questo per dire che è una battuta, ma fino a un certo punto, cioè quando aveva uno scopo, quando voleva arrivare a fare qualcosa, usava tutti i sistemi, mettiamola così, il fine giustifica i mezzi per lui.
Quindi è chiaro che, chi, che una persona che ragiona in questo modo poi si sia lasciato dietro evidentemente anche tante persone che non ne vogliono sentire parlare, oppure negano di averci avuto a che fare, oppure ti scongiurano di come è successo. Io l'ho fatto, di non mettere il vero nome di quel determinato attore, eccetera. Poi uno va su internet, Movie Database, va da qualunque parte, il vero nome la trova, ma al di là di questo... Cioè, prendono le distanze dal personaggio. Prendono le distanze dal personaggio, poi io non so, naturalmente, a volte ci saranno delle vicende che io non conosco, nel senso che rapporti personali, spesso anche rapporti economici, diciamo, burrascosi, spesso anche rapporti sentimentali burrascosi, perché poi c'è questa linea che si snoda in tutto il libro di questi... amori, forse è una parola eccessiva, amore, ma insomma Alberto piacevano le donne, quindi si è dato molto da fare in questo senso, perché lui si difendeva quando una volta la prima moglie lo mise, insomma, un po' con le spalle e gli chiese vabbè, ma... E lui si difese dicendo: tu devi capire che io sono una persona molto curiosa, e quindi la gelò in questa maniera. Questo per dire, adesso una battuta, ma per dire che comunque si è lasciato dietro tante persone che lo ricordano con piacere e in modo entusiastico, ma anche tanti che non ne vogliono sentire parlare. E questa è una cosa per me molto positiva, perché, come dire, complica un po' il panorama e rende ancora più interessante il personaggio. Comunque, ecco, ci spieghi per concludere, perché poi il libro è talmente interessante che, anzi, noi lo siamo un po'... stiamo dicendo la parte più banale forse, perché veramente hai fatto anche una ricerca molto azzurata. Sì, no, quello mi è costato, ecco la copertina. Sì. Mi è costato parecchio tempo, sì. Ci spieghi il titolo in pochissime parole. Allora, il titolo era un po' un mistero, nel senso che io l'ho spiegato in un punto, ma probabilmente poi non è chiaro, ma mi sta bene che sia così. Allora, questo indirizzo www.gambala.com era un indirizzo internet fasullo che lui aveva inventato proprio in occasione di quella sceneggiatura che stavamo scrivendo insieme, Internet Story, io e Maglio con lui, e venne fuori non mi ricordo come, non mi ricordo perché, ma era nel suo primo script, questo indirizzo internet. Io non so cosa volesse dire, perché questo Gambala, ho a volte pensato che potesse essere un errore per Gambela, perché Gambela era una regione dell'Africa nella quale lui ha una zona dell'Africa nella quale lui è andato per girare una parte di un suo bellissimo film che si chiama Africa, e che in qualche maniera dai suoi discorsi si capiva che gli era rimasta impressa. Lui aveva un rapporto molto forte con l'Africa, con le persone di colore, eccetera, eccetera. Ma questa zona di Gambela, quindi io l'ho messo perché mi pareva un bel enigma da mettere come titolo in un libro che è pieno di enigmi, e non posso dire altro, però lui aveva... pensato di inserire questo strano indirizzo internet in questo ultimo suo... Un'ultima domanda, sono bastate 600? 600? No, perché se io potessi adesso con le cose che sono venute fuori anche solo nel giro di 2 o 3 mesi rispetto a quando è uscito il libro, potrei aggiungere tranquillamente altre 100-200 pagine, ma questo, come dire... lo sapevo, ho tirato alla lunga finché potevo. Fare un libro su Cavallone implica continuamente aggiornarlo, ho scoperto degli errori, ho scoperto delle cose. E quando leggerete questo libro vi verrà voglia di vedere i film, e se riuscirete a vedere i suoi film, per chi lo apprezzerà, sarà necessario rivederli più volte, perché sono quei film che non si esauriscono con i titoli di coda, ma c'è bisogno di rivederli più volte per poter capire qualcosina, non tutto, qualcosina di più. Assolutamente.